È una di quelle battaglie che potrebbe cambiare drasticamente le sorti del regno. Frada, il generale decoratissimo dei Saka, non è riuscito a ritirarsi, è stato ingaggiato da 3 eserciti della Bactria. Questa è la battaglia più difficile da inizio campagna. Come andrà a finire? Beh, possiamo solo scoprirlo guardando il video dopo l'intro. Ciccioli belligeranti, buongiorno e bentornati dal vostro Dictator Lawrence. Qua Marv oggi è un grosso dilemma. Riusciremo a fermare gli eserciti batriani già carichi di elefanti oppure periremo? Beh, una cosa è certa, o si vince o si muore, non ci sono alternative, non possiamo più ritirarci. Allora andiamo a sistemare il nostro esercito. Noi peraltro abbiamo davvero truppe molto 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 esigue, un numero di fanterie da hold che non è diciamo minimamente in grado di holdare le truppe batriane. L'unica cosa che noi possiamo andare a fare è quella di sperare in cariche suicide da parte del primo esercito, quindi quello grande, e vedere se riusciamo a giocare le cavallerie in un modo decente. Ma va detto che queste cavallerie non sono quelle del King Cuddan. Dunque, scusate, andiamo a dispondere anche i nostri arcieri e andiamo a prenderci l'high ground. Via. Vediamo di che morte dobbiamo morire. Due elefanti, ragazzi, due elefanti. Da dove arrivano? Da questo lato. Allora, noi dobbiamo per forza muoverci. Ok, 3 elefanti, ragazzi, qui è dura, 3 elefanti, raga, qua. La vedo molto dura. Qua dobbiamo uscire per forza con le cavallerie. Mamma mia. Difficilissima questa. Poi dobbiamo cercare in qualche modo di contrastare questi elefanti. Difficile, molto difficile. Veramente molto difficile. E vengono avanti anche con le cavallerie. Vengono avanti anche con le cavallerie. Deadly missiles ready. Warriors eager for blood. We await your orders. Quelli dobbiamo bloccare e indietreggiare. Ma non ci riusciamo mica, ragazzi.
Non ci riusciamo mica. Ci disintegrano tutto questi elefanti. Guarda qua che sfracelo che han fatto. Non c'è proprio verso. Non c'è proprio verso. È un'armata devastante questa. Vengono letteralmente devastati. Inoltre adesso arrivano anche altri elefanti. Non c'è proprio verso. Non riusciamo a tirarli giù, nonostante i quattro peltasti. Mamma mia, che esercito. Che è qua la Bactria inizia a pestare pesante. Non c'è proprio verso. L'unica cosa che possiamo provare a fare è infliggergli più danni possibili, ma le cavallerie batriane sono fortissime. Vai dentro di lì, vediamo se riusciamo a prenderglieli. Noi dobbiamo riuscire ad andare a prenderli. Le unità d'assedio. Ma qua blinca tutto. Niente da fare. Niente da fare, ragazzi. Frada concede una battaglia incredibile che non si poteva vincere. Siamo stati annientati dalla potenza pesante della Bactria. Devastante, devastante. Un numero di Litobolos così poi dopo è veramente incounterabile perché ti tirano da distanza siderale. Mamma mia. Gli siamo riusciti a levargli solamente un elefante e due cavallerie. È un pesante questo. Pesante perché ci è costato ovviamente uno stack wipe. Siamo in una provincia che a malapena riesce a reggersi a livello di stabilità. Adesso dovremo capire se il nostro King Kudan riuscirà a risolvere il problema. Perché questi dietro stanno mandando rinforzi.
Qui tra l'altro abbiamo anche altri schiavi che noi non possiamo contrastare, quindi dobbiamo semplicemente aspettare che muoiano. Quando vi dissi questa è la campagna più difficile su David e Timpera, adesso credo ragazzi che al 20° episodio state iniziando a capire che cosa intendevo. È veramente tosta, non c'è un attimo di riposo. Riposa in pace, Frada. Oh, attenzione, perché sono entrate due fazioni a rimorchio. Eucratidea, che è un problema e che noi dobbiamo cercare di levarci subito, e poi anche Yaxamatai, che non so che cosa sia. È questa fazione qua, che è una fazione in guerra con i Samrati a Mauria. E noi comunque, nonostante tutto, siamo odiati da chiunque. Pure dalla Tropatene. Allora, iniziamo a vedere il lascito di Frada, perché ci abbandona chi? Ci abbandona uno dei nostri figli legittimi, un grande personaggio che ha comunque degli eredi, quindi da questo punto di vista non è il nostro erede diretto, perché è Isiratu. Però raga, questa è una bella botta, questa qua è una bella botta. Noi proviamo a sposarci, proviamo ad adottare Cixitatana qua. Cixitatana, chi è? Sposati subito e noi vediamo se riusciamo a mandare delle delegazioni diplomatiche in modo da sistemare un po' il tutto, perché qua è veramente difficile. Allora, caro Re Kuddan, solo tu puoi, solo tu sei in grado di rivolgere a queste persone la giusta punizione. Allora, noi dobbiamo vedere anche a Marakanda che cosa hanno. Marakanda parrebbe vuota. Proviamo a sferrare l'attacco. Contrattacchiamo a Marakanda. E cade Marakanda, ragazzi, cade. Marakanda giù. E noi radiamo al suolo tutto a Marakanda. Ci sale l'Imperium. E noi qui a questo punto annulliamo la costruzione e facciamo il mercante di seta. Poi un healer. E direi in questa provincia andiamo a fare il nostro Consecrated Ground. Andrei a fare le Enclosed Lands. E il Commons. E andiamo a farlo anche qua. Qui dovremmo fare un Warrior's Lodge. E ripariamo. Allora, adesso tutto passa da Kuddan, che deve forzatamente ingaggiare. Kuddan ha il Knight Commander, ma non gli serve il Knight Commander, perché noi riusciamo... Vabbè, oddio. Noi possiamo fare un disastro qua adesso con Kuddan. Perché adesso questi non hanno possibilità.
Questi sono due stacqua e questo dovrebbe poter ritirare. Ritirano anche loro. E qui adesso, raga, si marcia su Bactra. Si marcia su Bactra. Night Commander. E va giù Bactra. E va giù Bactra, che noi radiamo al suolo. Che noi radiamo al suolo. È stata una battaglia costosissima, costosissima. Abbassiamo il morale delle unità nemiche, aumentiamo le nostre capacità nel corpo a corpo. Forse siamo riusciti a mettere la parola fine alla questione battriana. Dico forse perché c'è ancora molto da fare, sicuramente questo, sicuramente la rotta della Spezia e sicuramente il Commons. Allora, adesso dobbiamo capire, perché come direbbe Tempest, alla fine si tratta di capire. Ci sarà un grosso problema nella zona di Susia. Perché qua ribellione, la ribellione alle porte. Allora, noi non abbiamo possibilità di fare nient'altro, eh. Non possiamo neanche reclutare gente qui. Qui abbiamo solo cavalli, solo cavalli. Attenzione. Arbaris, chi è? È lui, Deep Peace, Peace, Peace. Prenditi questo, exploita le tasse. Facciamo così, e si va. Possiamo emanare un editto. Allora, l'editto dove lo emaniamo però? L'editto dove lo possiamo emanare? Fammi vedere. Possiamo emanarlo in Transoxiana, perché la Transoxiana è completamente soggiogata. Più 2 growth, più 4 public core. Dovremmo fare i foreign custom. Questo però farebbe spreadare la loro religione. Paghiamo in cibo e passiamo il turno. Mamma mia, che rischi. Qui dobbiamo aspettare il movimento della Bactria per capire che cosa fa. Fatto sta che noi soffriamo terribilmente il roster batriano, terribilmente. Il mix elefanti, cavalleria pesante, tiro è qualcosa di mostruoso per noi. È qualcosa di veramente mostruoso. Attenzione, la Bactria si muove, attacca il King Kuddan con un agente. Oh mio Dio, sto tremando. Ci assediano, ma splittano le forze. Grosso errore questo. Grosso errore perché perdono un generale. Mamma mia, Kuddan. Mamma mia, Kuddan, ragazzi. Kuddan è un autentico eroe. Eroe. Non ci sono altre parole per descriverlo. È un eroe. Noi adesso in teoria dovremmo a Marakanda essere nella zona di reclutamento degli elefanti, eh? Allora, intrigo politico. Arskaya ci ha dato un generoso tributo. La troppa Atene ci ha ferito il diplomatico. E noi abbiamo fatto la missione. Adesso dobbiamo fare il Civis Pace Parabellum. Queste sono le macro missioni. Allora, noi dobbiamo a tutti i costi, ora come ora, fare due cose. In primis, controllare
il fatto che questa provincia qua è, nei mano, è in mano degli Sedone Stripes, eh? È in mano degli Sedone Stripes. Allora, tu devi per forza di cose attaccare. Costi quel che costi. Costi quel che costi. Noi dobbiamo reclutare assolutamente fanterie. Non abbiamo fanterie con il King Kudan. Qua lo squallore com'è? Totale 3. Possiamo permettercelo. Possiamo permettercelo. Ok. Abbiamo commesso una robbery. Noi abbiamo problemi di cibo. Dobbiamo togliere le tasse ad una provincia. E probabilmente sarà quella di Bactra. Che non basta, attenzione. Bactra non basta. Dobbiamo togliere le tasse a due province. Allora, vediamo un po'. Mamma mia. Che parto. Che parto. Tiriamo su due fighter appiedati. Siamo in una situazione molto 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 pericolosa, eh? Perché dobbiamo liberarci di quei ribelli, correre a Susi, ammazzare il ribelle, sempre che non ce lo ammazzi la fazione dell'elefantino piacevole. Eccolo, ma infatti, come non detto, ci pensano i Mauria. Meno male. Meno male. Questi li ammazziamo. Ok, sono perennemente attaccati anche dagli agenti nemici, eh. Attaccano a Mule. Attaccano a Mule, ma abbiamo la garrison piena da Mule, quindi non credo riescano a fare niente, infatti. Prendono le scopole anche qua. Meno male. Ribelli a Bukhara. Questi dobbiamo andare a ucciderli subito, perché sennò ci possono prendere la città. Non può difendersi adesso. Mamma mia. Almeno abbiamo ripristinato il problema del cibo. E nonostante due province che non pagano le tasse, noi siamo in attivo. Gli Xamasi ci offrono il trattato di pace. Beh, per forza, adesso non hanno più. Non hanno più la Bactria che gli rompe le palle. Sono soli. Leviamoceli. Ribellione a Bukhara. Ok, è morta la Bactria. Sono morti dei bambini. Che missione ci è saltata fuori qua? Allora, dobbiamo reclutare a Sadrakarta. Vediamo chi possiamo reclutare. Crisantema qua. Noi non abbiamo dei bambini. No, Teres. Teres è un figlio legittimo e non ha un esercito. Teres.
E ti prendi l'esercito del Kudan. Ok. Allora, adesso devi fare i salti mortali tu, eh. Tu devi fare veramente i salti mortali. Perché qua Kudan rischia davvero. Rischia davvero tantissimo. Ma oddio, in realtà noi potremmo eliminare questo ed eliminare questo. Ok. E potremmo tirarci su un paio di peltasti indoellenici. Noi abbiamo anche la possibilità di reclutare gli Scuda, eh. Abbiamo anche Subeshi Archer che sono meno, non sono 200, però hanno un alto range e hanno anche più danno. Allora, i Subeshi Archer sono forti, sono 175 però. Iniziamo a prendere i due di questi che ci servono. Poi spostiamoci nella provincia della Transoxiana e andiamo ad eliminare questo soldato qua, questo esercito. Ok. Noi cosa possiamo dargli a lui? Tiro. Poi diminuirei l'upkeep, aumenterei il replenishment. No, noi qua non possiamo prendere gli elefanti, incredibile. Non sono in questa provincia, allora saranno in questa qua sotto. Saranno in questa qua sotto. Questi stanno deperendo pesantemente. Il problema è che ci stanno asciugando i supply. Ci stanno asciugando i supply. Ok, allora io direi ragazzi, per oggi ci possiamo fermare qua. Un risultato grosso ad un costo altissimo l'abbiamo portato a casa. Il nostro impero adesso comunque inizia a prendere forma. Siamo la potenza regionale di riferimento per quanto riguarda l'Oriente. Adesso chiunque voglia fare cose in Oriente deve forzatamente fare i conti con i Sakarauka. Che cosa faremo in futuro? Beh, allora, innanzitutto, l'ideale per noi al momento sarebbe riuscire a trovare una sorta di accordo con l'Arche Bosphorus. Trovare un accordo con l'Arche Bosphorus per cercare di concentrarci, ad esempio, su Eucratidea e valutare attentamente se muovere guerra al Mauryan Empire, perché queste sono province, l'ultima di Arriva, quindi Artacoana, ma soprattutto Capisene, che ci servono per la nostra missione. Quindi io vi ringrazio. Mi raccomando, ragazzi, lasciate tanti like, ma tanti commenti. Siete stati timidi ultimamente con i commenti. Questo significa che non ci supportate. Quindi, se volete aiutarci, dovete lasciarci i commenti. Così ci fate sapere anche che cosa volete vedere nella serie, i vostri consigli, ma allo stesso tempo ci aiutate a crescere. Io vi do appuntamento nel prossimo episodio. King Kudan anche oggi è stato determinante. Ciao belli!